trentesima giornata del campionato di Serie C1, Girone A. Il Brianteo ospita la sfida fra il Monza, reduce da un pareggio rocambolesco a Pisa, e il Cittadella Sunzogni. Matteo Beretta, attenzione, c'è la conclusione centrale di Jacopino, un pallone molto intelligente al centro dell'area. È buono il rimpallo favorevole per il Monza, azione insistita, Jacopino potrebbe forse concludere, cerca di liberare il sinistro Jacopino, all'indietro, deviazione, c'è Cartieri che si è smarcato, il palo ha salvato Carrara, può partire Gentile, bellissimo il passaggio per Jacopino. La battuta di Iori, esce Carrara, perde palla ma è stato nettamente sbilanciato, prende bene palla al centravanti e poi va a concludere De Gasperi. Carteri, contrasto ritenuto falloso di Montesanto, si è andato sul pallone, batte Carteri e c'è il gol, gol del Cittadella con la difesa assolutamente ferma. Insiste il Monza, Gentile, libera a sinistro, Gentile, vola e mette in angolo Piero Bond. Altra grande parata di Piero Bond. C'è anche Jacopino sul pallone. Tira Jacopino, barriera netta, ancora Jacopino di destro e di nuovo Piero Bond in tuffo ad anticipare. Jacopino, la palla bellissima in area, rigore. Grande palla di Jacopino per Perico. Messo giù ed è calcio di rigore. Jacopino 1-1. Jacopino ci ha detto proprio dopo Pisa, non so se sono uno specialista, so soltanto che amo battere i calci di rigore e non mi lascio impressionare dal pubblico. Eravamo a Pisa. Jacopino in area, bellissimo, ma lungo, un filo lungo per Matteo Beretta. Iori, la partita è bella e interessante, è salita di tono sicuramente in questo secondo tempo, incredibile, la palla prima per la fondo di Matteo Beretta, fronteggiato da Cozza, cross di Beretta, deviazione, c'è Borgobello, gol di Meggiorini. Difesa assolutamente improponibile. 33 minuti di gara, 2-1 per il Cittadella. Invano i giocatori del Monza chiedono al guardaline di annullare il gol, di far annullare il gol all'arbitro per fuorigioco, ma Tricarico. Matteo Beretta si libera bene. Rigore! Altro rigore! Matteo Beretta! Scatenati i difensori del Cittadella, tutti addosso all'arbitro, una gazzarra incredibile, l'arbitro ha concesso il calcio di rigore, ora sono almeno 6 giocatori del Cittadella che assediano l'arbitro La Rocca per protestare contro la concessione di questo secondo calcio di rigore. Non vorrei essere nei panni di Jacopino, per freddo che possa essere. Il palo, Jacopino aveva spiazzato nettamente il portiere ma il palo ha respinto e resta 2-1. Lancio nei confronti di Speranza, cercherà sicuramente il dribbling uno contro uno, Speranza lo trova, Speranza in area, suo sinistro, gran sinistro, numero di Speranza al 48, cerca il controcross, lo trova Zaffaroni di testa, Borgobello. Il Cittadella festeggia una vittoria importantissima, il Monza incassa una sconfitta che ne complica il cammino verso l'agognata Serie B. Capitano, Monza ha punito oltre misura in due sole ingenuità in difesa, oppure il cinismo del Cittadella ha meritato questi 3 punti? No, direi che il Cittadella ha meritato di vincere, perché quando si vince si merita sempre. Ripeto, noi abbiamo fatto una partita secondo me così al di sotto delle nostre possibilità. Nelle partite casalinghe ultimamente stiamo facendo molta fatica,
ripeto, già da parecchie partite che andiamo sempre sotto, poi le abbiamo rimediate quasi tutte, però sai, alla lunga prima o poi ci può cadere dentro, come è successo oggi, eravamo riusciti a rimediare ancora, però poi se continuo a perseverare negli errori è chiaro che vieni punito. Adesso è stata questa battuta d'arresto che non ci voleva, però adesso abbiamo la possibilità di rifarci domenica prossima, vediamo di cercare di fare una buona partita a Sassuolo. Certamente il risultato di oggi metterà ulteriore pressione sulle prossime quattro partite, da qui all'ultima giornata saranno sempre delle finali. Sì, quello sì, saranno sempre delle partite difficili, però credo che se noi facciamo le cose che dobbiamo fare abbiamo la possibilità di giocarcela fino alla fine. E per cui dobbiamo cercare di adesso rimetterci in piedi, fare le cose per bene, poi faremo i conti alla fine. Tanto per citarti, fino all'ultimo secondo dell'ultima partita ci crediamo allora. Certamente, certamente. Grazie. Siamo qui con Giuliano Sonzoni, allenatore del Monza, quale chiediamo un Monza punito oltre misura dai suoi errori. Sì, non meritavamo assolutamente di vincere, poi se qualcuno critica la squadra perché ha perso mi sembra troppo severo. Il migliore del Cittadella è stato il portiere, quindi vuol dire che noi abbiamo costruito tante palle gol. Lui le ha parate, loro hanno costruito 2-3 palle gol e noi le abbiamo subite. Vuol dire che ultimamente gli episodi ci condannano in modo troppo severo, però bisogna accettare il verdetto del campo e guardare avanti. Guardare avanti per noi adesso significa dimenticare le prime, che credo siano ormai irraggiungibili perché dovrebbero svenire e tu dovresti fare l'emplen e guardare il quinto posto da conservare, magari riuscire a stare sopra il quinto posto. Però non è facile perché Padova e Cittadella volano sulle ali nell'entusiasmo e queste due mazzate in 8 giorni, oltre che privarci di 3 punti importantissimi che ci tenevano in corsa per il primo posto, ci ridimensionano, ma soprattutto ci demoralizzano. Io conosco la mia squadra, dovevo essere bravissimo in settimana a far dimenticare loro queste due gare che a mio giudizio sono state giocate più che bene, però il calcio l'ho sempre detto, vince chi sbaglia meno. Noi abbiamo sbagliato domenica 96esimo, ci hanno castigato, abbiamo sbagliato oggi qualcosa perché abbiamo sbagliato il rigore, abbiamo sbagliato il primo gol, avevamo messo maluccio la barriera, tante cose che dovrò rivedere con la squadra e noi curiamo tutti i particolari fino all'esasperazione in settimana. Oggi il Cittadella di solito fa il 4-4-2, oggi ha snaturato il suo modulo sia per portare delle sorprese, ma subito prima della gara ho detto alla squadra: guardate che c'è qualcosa di strano, c'è un infoltimento in mezzo al campo, non ha le due linee dei quattro perché ci temono e penseranno di far qualcosa. Non è che il primo tempo loro abbiano fatto meglio di noi, anzi il contrario, però siamo usciti perdenti, abbiamo recuperato. Se facciamo il secondo gol senza colpevolizzare Jacopino, perché se uno non calcia non sbaglia, e sul 2-2 è ancora 12-13 minuti col recupero in uno in più e magari adesso saremo qui a festeggiare e dire che il Monza è una squadra veramente forte. Purtroppo non è così per degli episodi. Diciamo in prospettiva la prossima settimana di questo tesissimo finale di stagione, il lavoro per lei mister da fare sarà soprattutto dal punto di vista psicologico, di ricostruzione? Ormai fisicamente la squadra non gli dai più niente, quello che c'è e credo sia una buona base, perché anche oggi col caldo che c'era, nonostante loro fossero molto più giovani, abbiamo corso noi come loro fino alla fine. E sotto l'aspetto mentale dovrò rinfrancarli e sotto l'aspetto tattico tentare di curare ancora qualcosa se ne avremo la possibilità. Ringraziamo il mister Sonzo.